Allora, gente, dovete sapere che qualche giorno fa stavo guardando YouTube per cercare un'altra cosa. Sono incappato in una reaction a un gioco in particolare. Nella fattispecie io seguo Asmongold, che fa reaction a un sacco di cose diverse. E c'è il trailer di questo gioco qua, di cui non ho sentito parlare mai nella vita, ma neanche dipinto proprio, che come ho visto giusto, ma proprio 10 secondi, ho detto no, ok, questo lo devo vedere con la community. Il gioco è Declaration of War, e il video è The Forever Winter EA Announcement, ovvero l'annuncio dell'inizio di, dell'Early Access. Io non vi dico niente, magari qualcuno lo sa già di che cosa sto parlando, io no, ho visto giusto un pezzettino così, mi sono detto ma che è? Ma da dove è saltata fuori questa roba? E mi sono incuriosito assai, perciò... Eccoci qua, ragazzi, lo vediamo insieme. Questa è proprio blind, non so neanche di che cosa diavolo stiamo parlando. Proprio così. Ogni tanto ci sta, però, secondo me. Vai, pronti? So, here's the deal. These past few months, we've had an outpour of positive reception from you guys. Mai sentito, vero? And we really want to get that game out to you sooner. That's why we're grazie mille, grazie di cuore. On September 24th, 2024. And a heartfelt thank you to everyone who participated in the beta. Gusti gotici. The team has been rocking around incorporate a ton of the feedback you guys gave us. And we can't wait to share the progress. Now, I don't believe anyone should have to pay more than $50 for a game. And if you want to support the team above and beyond the initial price point, that is awesome. And we really appreciate it. There will be a special edition with the game's soundtrack and Jason's awesome tunes. But that should be your choice, based on how much you guys dig the game. So the Forever Winter is going to be $27 at Early Access. There will be zero... Avrei dovuto mettere i sottotitoli, scusate. You will earn your gear via skill or luck, and you will not be able to buy your way into Nirvana. You will never be charged for a new character, because that's the way it should be when you buy a game. You will not be charged for maps, guns, additional quests, new bosses, and more. That nickel and diming shit is for the birds. We will charge for skin packs, and any sales there will go to supporting the character team and allowing us to make even more baller characters in the future. Simil Tarco? Potrebbe essere. I fondly remember a time growing up in the 90s. Elia, grazie mille del follow. You could go to CompUSA and buy a box copy of Command & Conquer, Giant Citizen Kabuto, or KK&D for $50 or less and be set for months. I'm really hoping we can get back there. Now for the roadmap. Ok, una polemica verso le micro transazioni. Having the balls to release gray box maps into their map lineup was incredible. So we're taking a page out of their book. We will give you one work in progress map early, so you guys can scope it out, have some fun, and hopefully give the team some super helpful feedback, so we can make them even more kick-ass when they drop fully. Taking it one step further, we want the community to get a chance to vote on which bosses and which features we bring online first in our post-launch plan. Anyone who bought the game will get access to an exclusive channel in our Discord. There, you will be able to vote on what or who drops next. The art team and our brothers at Evolve 512 broke our backs to make sure we planned months in advance to give you guys the post-apocalyptic road trip you deserve. And if the game does well, shit. We want to bring this art style to entirely new environments in the future. It's going to be a wild ride. Now let's talk hosting. Regardless of how many people play, you will always be able to play with your friends locally and via peer-to-peer hosting. Oh, we learned from the nightmare some of our industry colleagues have gone through this past year. So that means no infinite loop matchmaking bugs. Allora, fermi tutti, questo gioco è multiplayer, praticamente questo gioco sta venendo fuori come una sorta di gioco realizzato in polemica totale verso la piega che hanno preso i multiplayer ultimamente con tantissime microtransazioni e con il fatto di doversi appoggiare a un server e se lo spengono il gioco è morto, no? Quindi zero microtransazioni, soltanto i pacchetti di skin venduti e le espansioni, e sarà giocabile anche in locale e in peer-to-peer, quindi se anche dovesse venire spento potrei giocarlo lo stesso. Quindi, ok, però non ho capito ancora del tutto il genere. Mi sembra una sorta di FPS post-apocalittico? Servers where you can't jump into what you just bought.
We did this so that no matter what happens, when you buy our game, you can jump in and rock and roll, even if it's solo. If you want to reach out to the solo, okay. Hit up the Discord. There's a ton of homies in there that love Grimdark just as much as we do. Now, on a more somber note, these past few months, we lost Spec Ops The Line, Project Boundary, and now they are shutting down the Battlefield 3 servers. The reality is, in the never-ending quest for profit, they are closing the gate on some really special games that inspired us. Games cost more now to develop than they ever have, and that means risk mitigation is priority 1, 2, and 3. And remember, it's not their fault. They're a product of their environment. And that's why this year has been so inspiring to see other crews breaking out of that muck to bring the magic, one ammo belt at a time. Lastly, words cannot express how much we appreciate your support. People from all nations and all ages have reached out just to say, thanks for going there and handling the subject with the care and energy it deserves. This means we're not alone in hoping we see a new Killzone, a gritty Battlefield, maybe a new Command & Conquer title that's not a bloody mobile game. But if the response to what we're building is any indicator, maybe they will find the guts to bring those games back the right way. And in the meantime, we'll see you guys in the Wasteland on September 24th, 2024. Cheers. Ok, scusate, Forever Winter, gameplay trailer, a sto punto dobbiamo vedere questo. War, famine, destruction, death. The year is 20XX. Welcome to the future. The Forever Winter is a four-player sci-fi tactical survival horror shooter that takes place in a future where massive armies are skinning the bone. Cosa, aspetta? Scusate, eh. Forever Winter is a four-player sci-fi tactical survival horror shooter that takes... Quattro giocatori tattico survival horror shooter. Ok. Ok. ...takes place in a future where massive armies are skinning the bones of our once beautiful Earth. You are a scavenger, lovingly referred to as a scav. Within this combat ecosystem, you assume... Il gioco si chiama Forever Winter. Trapped between two warring military factions of the future, each with their own objectives. Outgunned, undersupplied, and constantly under attack, you must rely on cooperation and cunning to survive even minor enemy contact. Situational awareness is key in this world. Stop, look, and listen. Trigger discipline will save your life. A target Caruno, grazie mille del follow. And not every battle is one worth il racing game è picchiatura così nel dubbio. No, vabbè. Vabbè, il tipo di gioco è piuttosto chiaro. Però tu non sei parte degli eserciti in guerra. Tu sei uno di quelli che sta lì a raccogliere a elemosinare risorse. Ok. And they choose your level because you have one of the few things that matter. Water. H2O brings traders, shops, and allied mercenaries that have your six. If you want to survive, graficamente, come un gioco per mobile, graficamente. No, direi di no, tipo l'esatto opposto. Mi sembra un gioco proprio il classico PC game. The more factions control a sector, the more heavy units they will deploy, and the more dangerous it becomes. The more jobs you do, the more jobs you'll get, and the longer you'll keep everyone alive. No one gets by in this world all on their own. So don't be afraid to help others when you can. Donation stations are made available where high-level vets can share gear with low-level baby scavs. You were in their shoes once, too. Here you can customize your rig, an innovative modular platform that grants you advanced abilities. Pneumatic jump allows you to quickly traverse rough terrain. Questa è presa un po' da Death Stranding, mi sa. Turrets allow you to shred, at least for a short time. And scanners allow you to scout ahead to plan your route. You want guns? You've got them. Modify and upgrade your firearms for the jobs you take. Always remember, the more gear and ammo you bring in, the less you can carry out. So spec accordingly. Più roba ti porti, meno ne potrai prendere. Once you're perché occupa spazio. It's time to enter the macro city of Lost Angels.
megastructures meant to house millions lie vacant, while automated underground factories churn out war machines by the minute. As the war rages and destroys the world by day, AI-driven machines nicknamed the Night Shift rebuild by night. Sono motori Death Stranding. Oddio, mi pare un po' difficile, perché dubito che stiano utilizzando il decima. Extraction Shoot. Forse? And maybe you can make it out alive. Quel gioco che tra i due eserciti in lotta tu raccogli risorse e informazioni. Sì, è questo. Every job has rewards and consequences. The details matter. Make sure to dig into the intel thoroughly before heading out. Missions may include sabotaging faction facilities, collecting debts, and good old-fashioned MDKs. No matter how easy you think the job is, don't get complacent. Things can change at the drop of a casing. If by some chance you find something of real value, you will be hunted. And the factions will send bosses that far exceed your fire team's capabilities. Take note of their weaknesses and plan your strategy to take them down. Even fully geared, it will require coordination, teamwork, and a bit of luck. There are only three types of scavs: the fast, the smart, and the dead. So don't be ashamed to retreat if the fighting gets too hot. Remember, there are no heroes here. Just a few men and women running around in the dark with half-empty magazines. Forever. Ok. Bene, e hanno appena annunciato l'Early Access pochi giorni fa, se ho ben capito, o più o meno, cioè non moltissimo tempo fa. Il 24 settembre esce, ragazzi. Quindi fra 20 giorni, fra meno di 3 settimane. Ragazzi, allora, siccome questo tipo di survival online, molto cattivelli, cooperativi, eccetera, non sono tanto il mio pane, non so bene cosa pensare, ma qualcosa mi dice che se poco poco riescono a farlo funzionare bene, questo gioco qua potrebbe diventare uno dei piccoli fenomeni dell'anno, sapete? Ne ho questo vago sentore. Suona di gioco difficile, però se ci pensate anche il Divers 2 lo è, abbastanza, no? Eppure ha avuto un gigantesco successo. Questo mi sa di più, eh? Questo mi sa di più cattivo come gioco. Però non so se sia un punto a loro favore, secondo me. Perché per un certo tipo di filosofia potrebbe essere assolutamente un bene. Simone 225, grazie mille del follow. Non so che dire, ragazzi, voi che ne pensate? Perché sono curioso di sentire la vostra. Tra di voi c'è sicuramente qualcuno che è molto più avvezzo di me a questo genere. Io sono incuriosito, pur nella consapevolezza che quasi sicuramente non farà per me, però mi sembra intrigante. Cioè, mi sembra che abbiano qualcosa da dire. Il primo video che abbiamo visto era... Hanno speso più tempo a parlare male della moderna industria videoludica che a spiegare un po' di cose sul gioco. Però vabbè, in realtà informazioni ne hanno date. Non sembra male, perché è un gioco multiplayer. Esatto. Cioè, dovrebbe... Mi sembra carino. Questo è in zona Tarkov, secondo me, come complessità di fondo. Secondo me non così tanto, però potrebbe avvicinarsi. Sì. Non lo so, ragazzi. Alzo le mani. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, però vi dico una cosa. Se avrò la possibilità, io il 24 settembre o giù di lì lo provo. Andrà malissimo secondo me, ma lo proverò.